che ti serve. E adesso tutte queste stronzate dovrebbero farmi sentire meglio. Adesso non puoi. Adesso non deve, non è il momento di stare bene questo. Poi dopo capirai, Diego. Tu avresti dovuto appoggiarmi, far credere ad Angela che eravamo uniti. E invece... Io continuo a disapprovare, se lo vuoi proprio sapere. Certo, meglio il tuo atteggiamento moderno. Fare la parte del genitore buono che le dà tutte vinte. Ma non è così che si educano i figli. L'idea di tornare in quella casa mi fa venire i brividi. Il solo pensiero mi fa star male. Io non so se ce la faccio, Silvia. Allora perché non viene a stare da noi per qualche giorno? Silvia, io non vorrei disturbare. Non voglio scuse. Tu vieni da noi e basta, d'accordo? E l'idea del rapinatore gentiluomo che scappa in taxi mi piaceva. La polizia comunque sospetta dell'autista del taxi come complice. Sbagliato giorno, forse. No. Entra, vieni. Dovevamo discutere per i rivestimenti, ti ricordi? Già, certo, solo che ogni giorno ne succede una qui, allora... È colpa mia. Mi ha fatto passare troppo tempo, ma se vuoi torno un'altra volta. No. No, siediti, posso offrirti qualcosa? Un succo di frutta, se ce l'hai. Sì. Sai, penso di aver trovato finalmente la carta da parati per la camera di Angela. Sì? Sì, che te ne pare? Ah, è bella, è molto bella. Giulia, c'è qualcosa che non va? Se vuoi ritorno un'altra volta. No, lascia stare, non ci fare caso, no, fammi vedere il resto, dai. Hai ricevuto la mia lettera? Sì, ma non è per questo, non è per te Maurizio, io... Se sono io la causa del tuo disagio, dimmelo. No, non è per te, Maurizio. Veramente, il problema è un altro. Un nuovo giorno è qui, anche per noi. Un mondo più bello si sveglierà. Se questa vita siamo noi, lascia le cose che non vuoi. È così poco il tempo per amare. È un posto al sole ancora, ci sarà. Insomma, questo ci avrà avuto 60-70 anni. Sì, più o meno, Guido. Pare che sia riuscito ad accedere alle casse grazie alla divisa. Una volta dentro si è fatto consegnare soldi direttamente in mano. 300 milioni. Tutto questo senza armi? Si sa se è uno scemo o un genio. Vabbè, comunque l'idea di far passare un tassista come complice non è male. Senti, io adesso scappo perché voglio sapere le ultime novità. Ciao. Ciccio, mi sono fatto un conto. Per gioco, naturalmente. Però se tu ti messi il ritmo delle mance di stasera, in 6 mesi avremmo risolto tutti i nostri debiti. Giornata fruttuosa oggi, eh? Oggi sono stato molto fortunato. Ciao, io scappo. Ciao, Steffi. Ciao, ragazzi. Ciao. Angela, state là in cucina. Ma come ti salta in mente di parlare davanti agli estranei? Cioè, quello che guadagno sono solo fatti nostri. Ma io che ho detto di male, scusa? E poi io, quale estraneo? Quello era Michele. Ma che c'è, amore? Non ti senti bene? Non lo so, Azzu, secondo me mi sono messo in un guaio. Non lo voglio dire. Mano, a tuo rischio e pericolo, però, perché io in matematica sono una frana. No, preferisco farli da sola, ecco. Anche perché recentemente c'è stato un piccolo incidente. Come vuoi. Ma sai una cosa? Anche se per qualche giorno sono proprio contenta di tornare a stare da lui. Magari la compagnia dei vecchi amici mi aiuterà a superare un po' la tristezza. Non riesci a non pensarci, vero? E come si fa, Silvia? Io ero così affezionata al povero Otto. Non so proprio come riempire queste vuote. Ciao, ragazzi. Sempre al lavoro, eh? Ciao. Se vuoi sapere il mio parere, hai fatto la scelta giusta con Ciro. Flavia, ciao. Quando pensi di liberare il mio appartamento? Subito, non appena ho sistemato le mie cose. Va bene, fammelo sapere. Sentite, io mi siedo fuori, mi portate due frullati. E per te va bene un frullato, è vero? Ora vi aspetto fuori. Ciao, eh. La paura di restare da sola, la mancanza del povero Otto, i miei vecchi cari amici. Senti, se vi è successo tutto così in fretta,
un giorno mi è crollato il mondo addosso. E poi mi vergognavo a dirti. Conoscendo Alberto c'era da aspettarsi, no? Mi dispiace, Silvia. Solo che? Il punto è che non si tratta più di restare qualche giorno. Adesso non dipende solo da me. Io devo chiedere agli altri. Soprattutto a Franco. Ci siamo dette sempre tutto, no? Ma ti pare che io il tuo aborto devo venirlo a sapere dagli altri? Siamo amiche sì o no? Certo che siamo amiche. Che c'entra questo adesso? Allora dovevi dirmelo dall'inizio. Io ti avrei aiutato, ti sarei stata vicino. Con i casini che c'hai con Franco e con i tuoi genitori. Ma che cosa ti dicevo, Angela? Fammi capire, tu credi che io ti avrei voltato le spalle? Guarda, non so se essere più delusa o offesa. Hai ragione, Angela. Hai ragione, che ti devo dire. Ma la verità è che avevo anche paura. Ma paura di che? Di che è comunque tuo cugino, no? Pensavo che mi avresti odiata. Ma come potrei odiarti? Certo, mi dispiace per Diego, ma tu resti sempre la mia migliore amica. Piuttosto tu come stai? Uno straccio, grazie. Sto passando i momenti più difficili della mia vita, i peggiori. Ne vuoi parlare? No, per favore, non è il caso. Adesso voglio soltanto ricominciare, dimenticare tutto. Ne vuoi un po' anche tu? No, bevo questo. Scusami per questo sfogo, io... Questa casa senza Angela c'è un silenzio tremendo, io... mi fa sentire vuota anche dentro. Guarda che non devi scusarti. E poi stare male capita a tutti. E tu lo sai. Mi hai fatto un pronto soccorso nemmeno un mese fa. Non ti devi sentire in colpa per Angela. E perché non dovrei? Non serve a niente. E tu non ci puoi fare nulla. Angela non è il tipo che accetta restrizioni. Se la costringi, la allontani di più. Lo so. Io lo so questo. È Renato che finge di non saperlo. Giulia, questo tipo di cose si risolvono prima o poi. Tu adesso hai bisogno di amici, soprattutto, con i quali poterti sfogare. Senti, Maurizio, io credo che a questo punto non abbia più senso parlare della camera di Angela. Già, capisco. Comunque il tuo lavoro e il tuo disturbo verranno pagati comunque. Non avevo dubbi, ma mi dispiace lo stesso. Anche perché questo significa che non ti vedrò più, Giulia. Non è così. Ma scusa, Guido, ma tu che razza di clienti ti carichi su quel tassì? Insomma, che significa che razza di clienti? Era un finanziere con una borsa in mano. Io ho pensato che stesse tornando dalla caserma a casa, ecco. Sì, dalla caserma, con 300 milioni. Mamma mia, Guido. Insomma, io che ne sapevo che c'erano 300 milioni in quella borsa? Che c'era la vista raggi X? Quello ha cercato di corromperti, altro che. Con le 300 mila lire ti voleva tappare la bocca, capito? Tu adesso vai alla polizia e lo denunci. Io non vado da nessuna parte, perché se ci vado alla polizia, sai che succede? Che perdi le 300.000 lire, chi se ne frega? No, io perdo il lavoro perché dovrò ammettere che stavo guidando fuori turno. E allora che puoi fare? Se non vai alla polizia a denunciarlo, ti arresteranno come complice. Mamma mia, Guido, in che casino ti sei messo? Ma se non me lo dirò ogni 5 minuti, già lo so. Se vado alla polizia e lo denuncio, perdo il lavoro. Se non ci vado, mi sento uno schifo. Ah. Ecco qua, parlando del diavolo. Silvia, è finito il caffè a caldo. Margherita, per favore, preparami un pacchettino con un po' di caffè, grazie. Hai ragione, scusa. Ciao, Franco. Ciao. Senti, perché non ti siedi e bevi una cosa con noi? È un secolo che non ci fanno due chiacchiere. Grazie. Cos'è? Ci si festeggia qualcosa? Le vecchie amicizie. Senti, ma lo sai che sei proprio cambiato? In meglio, ovviamente, eh? Non lo so, ti vedo più maturo, direi. Forse sarà il nuovo lavoro, eh? A proposito, auguri. Grazie, grazie. Certo, è carino sentirsi fare certi complimenti da una donna, una baronessa. Claudia, ti serve qualcosa? Beh, a Claudia serve amicizia, sì, è baronessa, ma senza portafoglio. Cioè? Otto era fallito e lei l'ha scoperto dopo la morte. Questo mi dispiace, ma io cosa c'è? Non ho più una lira, nemmeno per pagare l'affitto. Alberto mi ha cacciato di casa. Ehi, figurati. Quello lì non perde tempo per sbattere fuori di casa la gente. Era quello che ho capito, insomma, tu vorresti venire a vivere a casa con noi, no? Sì, il fatto è che è arrivato Guido, assunta. Angela adesso vive anche a casa. Ho capito. Ognuno di noi ha sempre trovato la porta aperta a casa. Anche tu, mi sembra, no?
E Claudia è stata una delle prime a vivere con noi. Non possiamo buttarla in mezzo ad una strada. Per carità, io non ho niente contro Claudia. Volevo dire che saremo più affollati. Mi farò piccola piccola, te lo prometto, guarda, invisibile. Anzi, sai che faccio? Farò l'aerobica con le cuffie, così almeno non sentirete nemmeno la musica. Che dici? Certo che è proprio bella questa casa, eh? Mm-hmm. Ti troverai benissimo. Se mi l'avessero presa diversamente sarebbe stato meglio. Cosa pensi di fare con loro? Guarda, non lo so. Magari col tempo capiranno. Non ho cambiato comunque idea, se è questo che vuoi sapere. E come si fa a rinunciare a Franco? Guarda, l'unica cosa che voglio veramente è stare con lui. Scoprire cosa significa vivere insieme ogni giorno. Buona fortuna allora. E a te con Diego come va? Alla fine lui ha accettato la situazione. Con coraggio. Forse anche troppo. In alcune situazioni, guarda, si cresce inevitabilmente. Lui lo voleva quel bambino, ma ha stretto i denti e non mi ha mollato. Diego ti adora. Lo spero. Queste sono le chiavi di Panarea, della casa di Panarea, per chi sia mio padre. Pensi di andarci lì un po', con Diego. Oh, finalmente una buona idea. Guarda che Diego sarà contentissimo di passare un po' di giorni con te. La casa è grande. Se volete potete venire anche più franco. Saremo tutti insieme. Vedo l'ora di dimenticarmi di questa storia. Ricominciare tutto da capo. Di qualsiasi cosa tu abbia bisogno puoi fare affidamento su di me, va bene? Lo so, Maurizio, grazie. Però mi devi promettere che reagisci. Devi essere ottimista. Beh, non è facile, ma ci proverò. Senti, mi è venuta un'idea. Perché non esci con me? Magari andiamo a mangiare qualcosa, se vuoi. Ti farebbe bene prendere un po' d'aria. No, io ho già cenato. Anzi, oddio, scusa, non ti ho nemmeno offerto niente. Dai, smettila. Sei carino, però veramente io questa sera sono a pezzi. Preferisco andarmene a dormire. Solo quattro passi. Io sono stata benissimo con te, anzi, mi hai fatto distrarre, mi hai fatto sentire a mio agio, ma adesso proprio io non posso uscire. Va bene. Allora, fra qualche giorno, quando stai meglio. Vedremo. Guarda che aspetto. Non si può guardare proprio sta televisione. Ma che c'è? Ci stai ancora pensando? Guido, guarda che così diventi matto. Cerca di distrarti un po'. Adesso tu la fai facile. Se la polizia risale alla targa del mio taxi, mi arresteranno subito. Come la fai tragica. Io non sono un delinquente. Mio fratello Pasquale così è iniziato, aiutando un rapinatore, e poi è finito morto in carcere. Guido, che vuoi fare? Non lo so. Voglio cercare di rintracciare quell'uomo. Lo so che è difficile, ma ci voglio provare. No, guardi qua, va. Guarda, va. Guarda com'è limpido. Guarda che ci vedi, una bolla qua dentro, eh? No. Là no, però dentro al tuo cervello una bella bolla ce la vedo. E abito, ascolti, Renato. Questi limoncello dei sudani è fatto solo con olio di gomiti e limoni di Amalfi. Diego, dillo a Zio Renato, eh? Sì, è forte però, eh? È un po' forte. Buonasera, disturbo? No, e che disturbo? Tu sei la regina, la padrona di casa sudana, vieni. Ero stata per salutare Angela, così ho pensato di fare un salto. Io si è fatta tardi, io me ne vado. Poi Renato, Rita, perché non ci facciamo una passeggiata pure noi, eh? A quest'ora, Raffaele? Questa è l'ora migliore per le passeggiate, ce ne andiamo a Marichiara a far prendere un po' d'aria a zio Renato. Arrivederci, ragazzi. Arrivederci. Capito. Ah, giù. Ah. Stavo morendo dalla voglia di vederti. Ti vedo bene. Perlomeno non hai più quell'aria sbattuta. Sì, infatti, sto un po' meglio. Soprattutto perché sono con te adesso. Sai, ho preparato una sorpresa per te. Una bellissima sorpresa. Mannaggia la miseria. Solo io. Va. Tutto qui? Qui ah, sei pentitemi qui, non ce la faccio più. Eccomi qui. Che faticaccia, ragazzi, eh? Che faticaccia, eh? Guarda, sembriamo degli sfollati tutti quanti qui. Ridico. Allora, vado a spiegarmi una cosa e arrivo subito. A quest'ora? Sì, faccio questo, dai. Ciao. Arrivederci. Ciao. Apriamo un negozio? Beh, guarda che sono appena 5 paia per stagione. Il minimo, Silvia.
Beh, forse dobbiamo mettere delle regole in questa casa, eh? Secondo me dobbiamo iniziare proprio dai turni del bagno, visto che siamo tanti. Intanto posso andarci io? Mm-hmm. Ah, per me, guarda, non c'è nessun problema. Qualsiasi turno va bene. Basta che mi lasciate un po' di spazio per le mie creme. Quanto spazio? Saranno una ventina di vasetti, non di più. Ah. Senti, Guido, le mie cose le mettiamo a posto dopo, sono esausta. E le mettiamo a posto dopo. Ah, che bello, ragazzi, che è tornare a casa. A parte l'arredamento, questa tappezzeria è di 20 anni fa. Ma che c'è che non va? Scusa, è sempre la stessa. Appunto, fa tanto vecchio. Ma non ti preoccupare, adesso ci sarò io a dare un tono alla casa, ok? Ciao, Alessandro. Ciao, vieni, accomodati. Grazie, Teresa mi ha detto che poteva entrare. Disturbo? Ma dai, figurati, stavo solo cercando di rilassarmi. Sai, non pensavo che un concorso di bellezza fosse così faticoso. E a te, come va? Insomma, vorrei dire bene, ma purtroppo non è così. Hai parlato di nuovo con Renato? Angela ha definitivamente litigato con i suoi genitori. Da questa sera viene a vivere a casa mia. In fondo è quello che volevate anche voi, no? Sì, però sai, non la vedo serena, tranquilla, insomma un po' tesa. Poi sai, a casa è un casino, una marea di gente. Oltretutto, non so se l'ha saputo, tuo fratello Alberto ha sbattuto fuori di casa Claudio. Lo so, Alberto purtroppo fa così. E anche lei da stasera viene a vivere con noi a casa. Effettivamente siete un po' troppi allora. Già, tra l'altro sai, ha portato un mare di valigie, valigette, pacchetti. Ad ogni modo, Alessandro, io ti devo chiedere un favore. Ti ricordi quanto dista casa nostra dal mare? Poi c'è anche un piccolo pezzo di strada di spiaggia privata. Panarea in questo periodo è pieno di gente. Se ci va di divertirci è il posto ideale. Ecco, proprio il fatto che è pieno di gente, che forse non è il posto adatto per starsene un po' tranquilli, eh? Vabbè, allora ce ne possiamo stare da soli, io e te. Ma perché hai così tanta voglia di fare questa vacanza? Ma come perché? Me lo chiedi pure. Perché voglio stare da sola con te, per dimenticare. Senti, Diego, lo so, è stata molto dura. Però noi siamo riusciti a stare uniti. E questo per me conta molto. Ma perché adesso tu reagisci così? Ma così come? Che vuoi che ti faccia i salti di gioia? Solo perché stai organizzando una vacanza? Steffi, c'è qualcosa che io non riesco a dimenticare. Non ti ho chiesto questo, Diego. Anch'io non riesco a non pensarci a... Vabbè, a questo punto è meglio parlarci chiaro. Steffi, c'è qualcosa dentro di me che si è spezzato. E non riesco più a nascondermi dietro delle fesserie come dei progetti di una vacanza o del nostro futuro. Non ci riesco. Renato. Neanche questo cappello si è portato. Ci teneva così tanto. Era andata via così. Dai, vieni a letto adesso, su. Ricordi la sera quando era bambina? Non mi lasciava andare via se io non le facevo due coccole, non le raccontavo una storia. Eh? Eh sì, me lo ricordo. Era una specie di tormento. Perché poi non si accontentava di qualche favola così, non volevo una storia, volevo che io me la inventassi ogni sera una diversa. Pensa che fatica, poi... Poi quando è cresciuta, questa abitudine mi è mancata. E questa è la cosa più triste. Loro crescono, diventano adulti e noi rimaniamo col nostro bisogno di coccolarli. Giulia, ma che cosa è successo? Perché la nostra bambina se n'è andata via così, da questa casa? Perché non è più una bambina, Renato. È per questo che è successo. È stata lei che ha scelto di andarsene. Speriamo che decida di tornare presto. Speriamo di sì. Questa casa è troppo vuota senza di lei. Cosa fa? Ma tira i denti in cucina. Siamo arrivati a questo punto. C'è Claudia che è chiusa in bagno da un'ora. C'è infatti la lista d'attesa. Altro che lista d'attesa. Mi sembra una bisca quella lì. E tu non c'eri abituata prima. Figurati, sto benissimo. Io mi abituo a tutto.
Sì, però secondo me bisogna trovare una situazione più comoda adesso, perché non stiamo bene in questo modo. Vuoi già cacciarmi, eh? No, anzi, io dico che vorrei trovare una situazione più comoda per una gentildonna come te. Se hai intenzione di dirmi che anche tu hai una casa in Svizzera, guarda che non ci credo. Fuochino. Dai, che gioco stai facendo? C'era una volta una giovane baronessa squattrinata che venne sfrattata dall'appartamento dopo la morte del marito barone. Questa storia già la conosco. Arrivò un giovane baldo cavaliere a cavallo e affittò l'appartamento per andarci a vivere con la sua. Vieni qua. Principessa! Che cosa stai dicendo? Sto dicendo che Alessandro mi ha dato le chiavi dell'appartamento e l'ho preso in affitto, quindi possiamo viverci insieme, io e te. Ma perché non guardi in faccia la realtà, Ste? Per vedere che cosa? Ma non riesci a capire che io senza di te non ci sto bene. Ma allora vogliamo parlare del mio viaggio in America. Che c'entra il tuo viaggio in America? Steffi, mi hai trattato come un ragazzino irresponsabile. Hai fatto tutto quel casino solo perché non ti andava di rimanere sola. Di come stavo io non ci hai pensato. Ma come fai a dire una cosa del genere? Sono stata settimane a piangere. Vabbè, a questo punto la verità non ce la possiamo più nascondere. E quale sarebbe questa verità? La verità è che io non sono abbastanza. Non sono abbastanza per avere un bambino, non sono abbastanza per immaginare un futuro insieme. Ed è per questo che l'unica cosa che riesci a pensare oggi è una stupida vacanza. Diego, ma allora tu mi odi proprio? Che cosa vuoi sentirti dire? Che hai ragione, che hai bisogno di una prova? No, grazie, non ne ho bisogno. Noi avremmo potuto affrontare qualsiasi cosa insieme. Avremmo superato qualsiasi ostacolo se solo tu avessi creduto in me. Se solo mi avessi amato un po' di più. Ti sei già dato tutte le risposte. Cosa vuoi che ti dica adesso? Niente. Se fiora mai le cose non saranno mai più come prima. Mi dispiace, ma è finita. Sole ancora ci sarà.